Firma Pendino Bertola, avente per oggetto introduzione di un parametro legato all'effettiva presenza durante la seduta per l'erogazione del gettone di presenza ai consiglieri comunali. Noi riteniamo che l'erogazione del gettone dovrebbe avvenire solo in caso di effettiva partecipazione del consigliere all'intera seduta o comunque, quantomeno, una parte preponderante di essa e non solo in caso di apposizione di firma, senza una partecipazione in termini di tempo significativa da giustificarne il compenso. Per concludere, quindi, non ci sembra di chiedere l'introduzione di nulla di straordinario, visto che la stragrande maggioranza dei lavoratori è remunerata anche in base alle ore effettive di lavoro, timbrando in entrata e in uscita, e visto che si tratterebbe di un meccanismo che non farebbe altro che favorire il buon lavoro del Consiglio intero. Grazie. Non è certamente, a nostro modo di vedere, il numero di minuti passati seduti intorno a un tavolo che determina la qualità di che cosa viene detto. Modelli organizzativi che dimostrano scientificamente che in alcuni casi, soprattutto laddove la prestazione d'opera è di carattere squisitamente intellettuale e non connaturata alla produzione di un bene materiale, frequentemente vi sia una diretta correlazione tra come dire, la mancanza di produttività e i vincoli, frequentemente dimostrato che la miglior prestazione d'opera avviene proprio in quei contesti in cui c'è la maggior libertà rispetto a un vincolo fisico di presenza. Pensare che il consigliere comunale si riduca a piantonare il palazzo e a una presenza e non ad essere dei comando un po' d'élite d'assalto è davvero avvilente. Come ricredo ci sia dietro questa logica, e mi stupisce, una logica un po' statalista e illiberale, che è tipico del dipendente pubblico. Una persona potrebbe stare all'interno della commissione, leggere il giornale, stare su Facebook magari tutto il tempo della commissione e non portare niente di positivo alla discussione. Ho proposto un emendamento soltanto di doppia firma. Per quale motivo? Perché secondo me è importante comunque dare un valore a quello che è il gettone di presenza. Quindi ritengo che la presenza, almeno nelle 19 presenze che ci vengono pagate, sia importante che sia dall'inizio alla fine. Questa è una presentazione del rapporto tra elettori ed eletti molto pericolosa e tra l'altro tradisce uno dei principi liberali che hanno proprio consentito la emancipazione dei sistemi costituzionali dei nostri paesi ed era lì silenziosa, leggeva il giornale, leggeva i suoi libri, a suo modo partecipava. E quando qualcuno si avvicinava per chiedere a lei di intervenire, ha detto che anche il silenzio è democrazia. Questo sempre aggiungere un più uno, sempre dal punto di vista personale, penso che l'aggiungere più uno ogni volta contro la casta, anche se noi non siamo e non possiamo, anzi è un'offesa per noi essere chiamati casta, offeso, e lo ripeto, è offeso da questa proposta di mozione, perché condivido quello che ha detto il capogruppo Lorusso, che non si può misurare sul tempo della presenza in commissione la capacità di proposta che un consigliere ha. Voterò sì, in difformità col mio capogruppo, per un semplice, è quasi una protesta il mio sì. Ci pagano un gettone di presenza, almeno bisognerebbe garantire una certa presenza. Musi, ne ha facoltà, prego. Guardi, direi che eserciterò il diritto evocato dal consigliere Tricarico a proposito del silenzio e voto comunque contro. Grazie. Io voterò contro a questa proposta di mozione e lo faccio in maniera convinta. Oggi il problema, anche rispetto alle politiche che riguardano il Comune, anche rispetto al Comune, non sono i gettoni di presenza dei consiglieri, semmai sono i soldi che i consiglieri hanno speso per arrivarci in quest'Aula. Sono i costi delle campagne elettorali, l'eccessiva personalizzazione, le preferenze. Se noi abolissimo i gettoni di presenza, ed è questo che mi viene da pensare, ma chi è che verrebbe in quest'Aula? Semplicemente noi escluderemo dalla possibilità della rappresentanza quegli strati di popolazione che semplicemente hanno
diciamo, altro da fare nella vita. Mi sembra che si sia un po' perso il punto della proposta, perché ho sentito parlare praticamente di qualunque aspetto riguardante della politica, spalmando i soldi che riceviamo, quelli di noi che ottengono tutti i giorni di presenza, come fosse uno stipendio sulle 13 mensilità, si ottiene una cifra che attorno ai 1.300-1.400 euro netti al mese, che comunque non è uno stipendio magari da re, ma è uno stipendio con cui molte persone mandano avanti una famiglia. Se uno ritiene nella propria azione politica di non venire a nessuna commissione, è liberissimo di farlo, è una sua scelta politica, ne risponde agli elettori, però non può pretendere di essere retribuito per questa presenza con un gettone di presenza se la presenza non c'è. È anche vero, che è un'altra cosa che è stata detta, che gli sprechi della politica sono altri, che anche gli sprechi dell'amministrazione comunale, i veri costi sono altri, tutto quello che volete, è sempre da un'altra parte il problema. Però dovremmo cominciare noi a dare un segnale di moralità, perché poi non possiamo lamentarci che la gente pensa male della politica, è qualunquista, non vuole più sapere delle istituzioni, se ci rifiutiamo anche di dare questi piccoli segnali. Ma la invito a considerare i 5 anni prima di pensare al monumento che lei ha valutato, perché effettivamente i conti poi non tornano alla fine dell'anno successivo, quando si devono pagare le imposte per l'anno precedente. Diamo quindi corso alla votazione della mozione. Presenti 24, favorevoli 6, contrari 18, la mozione non è approvata.